alla depenalizzazione dello spaccio di lieve entità, all'introduzione del fatto che ci sono, secondo la sinistra, reati più gravi e reati meno gravi, cosiddetti reati bagatellari, per cui bisogna garantire l'impunità e quindi prevedere l'archiviazione nel caso di reati di particolare tenuità, hanno portato il cittadino ad avere maggiore sicurezza. Lo ripeto, questa norma è una norma giusta. L'aumento dei minimi, noi avremmo voluto anche l'aumento dei massimi, delle sanzioni penali sul reato di furto sono necessarie e doverose. Se le si vogliono rendere immediatamente applicative, non è certamente un disegno di legge lo strumento utile e necessario. Invitiamo e sfidiamo il Governo e la maggioranza a prendere questa norma, infilarla in un decreto, portarla all'approvazione del Parlamento e certamente il sostegno e il voto favorevole da parte della Lega non verrà fatto mancare. Grazie collega Molteni, non mi pare ci siano altri interventi su questo emendamento, lo pongo in votazione, dichiaro aperta la votazione. Stiamo votando il 453 Molteni col pareri contrari di Commissione e Governo, favorevole al relatore di minoranza. Chi ha difficoltà con il dispositivo? Allora. Prego, Brignone ha votato. Chi altro non ha votato? Mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 91 favorevoli, 318 contrari. La Camera respinge. 454 Molteni. Parere contrario di Commissione e Governo. Chiede di intervenire Molteni? Ah no, scusi. Parere contrario di Commissione e Governo, favorevole al relatore di minoranza, dichiaro aperta la votazione. Lainati, Pastorino, chi altro non ha votato? Mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 91 favorevoli, 319 contrari, la Camera respinge. 4203 Ferraresi ed altri, pareri favorevoli di Commissione, Governo e relatore di minoranza, non mi pare che ci siano interventi. Dichiaro aperta la votazione. Capelli, Brignoli, Brignone, Vico. Chi non riesce a votare ancora? Mi pare che Capelli ancora non riesce a votare. Ci siamo. Ecco, ha votato. Nessun altro? Sembra di no. Dichiaro chiusa la votazione. 362 favorevoli, 59 contrari, la Camera approva. 457 Daniele Farina ed altri, pareri sono contrari, Commissione Governo e relatore di minoranza. Non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Di Benedetto. Chi non riesce a votare? Mucci che ha votato. Chi altro non riesce a votare? Montroni. Hanno votato tutti. Parrini. Bene, dichiaro chiusa la votazione.
19 favorevoli, 407 contrari, la Camera respinge. Passiamo alla votazione dell'articolo 4. Se non ci sono interventi lo pongo in votazione. Sisto, prego collega. Soltanto per ribadire, come annunziato nel corso di una discussione di un emendamento, che Forza Italia voterà favorevolmente su questo articolo, ritenendolo perfettamente coerente con un piano di intervento normativo di matrice penalistica sulla reiterazione di fenomeni di criminalità che certamente meritano un intervento del legislatore tendente all'aggravamento delle sanzioni. Un modo anche questo condiviso e logico di fare normazione penale che Forza Italia ovviamente condivide, al di là di qualche invece norma che invece non è certamente soggetta a questo tipo di criterio. Quindi voto favorevole di Forza Italia. La ringrazio collega. Il collega Tancredi, prego. Collega Tancredi, Tancredi, prego, mi aveva chiesto di parlare? Ah no, mi scusi allora. Turco, prego. Sì, annuncio anche per questo articolo 4 il voto favorevole di Alternativa Libera su questo articolo che prevede appunto l'innalzamento della pena minima